celebre romanzo di Lewis Carroll, ma lo dice anche il corteo di Matt, che sfida la pioggia per portare i suoi colori in giro per il centro storico. Una parata che in un turbinio di ombrelli ha preso il via da Piazza Matteotti con un unico obiettivo, includere più persone possibili contro lo stigma che ancora esiste nei confronti dei problemi di salute mentale. Oggi da Piazza Matteotti partiamo con il corteo, con Mattavanda, Pazzo Teatro, tutte le istituzioni, i vari comuni rappresentati anche dai loro sindaci o assessori, per arrivare con la sfilata guidata dal cavallo blu di Marco Cavallo, che rappresenta un po' l'uscita dai manicomi, di quei famosi anni importantissimi della chiusura dei manicomi grazie al fenomeno Basaglia, e per arrivare poi alla tenda in cui continueremo i discorsi da parte delle istituzioni pubbliche per andare avanti con la perimate, quindi con tutta la parte più, diciamo, ludico-recreativa di questa bella giornata allo Spazio Nuovo al Vibra. Sì, perché ad aprire il corteo c'è proprio lui, Marco Cavallo, l'installazione in cartapesta azzurra, simbolo della rivoluzione di Franco Basaglia, che portò alla chiusura dei manicomi e che dal 1973 gira il mondo lottando contro tutti i pregiudizi. Portare il tema della salute mentale nella città, far capire che dobbiamo superare lo stigma, le paure, e che affrontare i problemi dei più deboli è un dovere di tutti. Insieme ce la possiamo fare. Non è solo un tema della sanità, è un tema anche sociale. Quindi lo dobbiamo riconoscere, lo dobbiamo anche intercettare insieme, tempestivamente, per essere più efficaci. Divenuta ormai celebre la camminata dell'inclusione, da quindi il via ufficialmente fino al 28 ottobre alla settimana di MAT dedicata alla salute mentale, un tema molto sentito anche qui a Modena. Su tutto il territorio provinciale noi seguiamo circa 15.000 ragazzi da 0 a 18 anni. Sono circa 12.500 invece le persone adulte con problemi di salute mentale, arrivano a circa 5.000 le persone con problemi di dipendenza, non soltanto la classica tossicodipendenza, ma anche quelle che si fanno strada sempre più frequentemente oggigiorno, le dipendenze da gioco d'azzardo, le dipendenze da internet, le ludopatie in genere. Ecco, tutto questo ci impegna moltissimo. E siamo convinti che sia necessario un grande sforzo per rafforzare questa parte così sensibile della sanità pubblica.